E noi adesso andiamo subito dalla dottora Brunello Rosa, CEO Rosa & Rubini Associates, un piacere averla con noi. Che inizio anno, un po' turbolento potremmo dire, questo 2024, è così dottora Rosa? Abbiamo visto la scorsa settimana interrompere 9 settimane consecutive positive a Wall Street, soprattutto con il caso Apple dopo i 2 downgrade, però abbiamo visto una piazza affari piuttosto resiliente e adesso vediamo anche la notizia del caso Boeing che almeno per una prima parte della giornata aveva lasciato un po' innervositi i listini, soprattutto per quanto riguarda le compagnie aeree. Ben ritrovato innanzitutto, come vede questo inizio 2024, quali i temi più importanti da seguire? Buonasera, allora evidentemente è stato un inizio di anno appunto un po' turbolento, sia per quelle che sono state le notizie microeconomiche, diciamo che lei ha citato, ma anche per quelle macroeconomiche, con in realtà una sorpresa positiva sui non-farm payrolls, e vedremo i dati sull'inflazione a fine settimana che cosa diranno. Quindi evidentemente i temi sul tappeto sono molti, li avete citati nei vostri titoli di apertura, compreso le trimestrali sulle banche che evidentemente soffriranno un po' per il rialzo dei tassi che c'è stato nei mesi scorsi, gli accantonamenti dovuti al rifinanziamento del FDIC, evidentemente per una congiuntura macroeconomica che sta diventando sempre più incerta, non solo in questa parte dell'Atlantico, ma anche da quell'altro. Quindi i temi sul tappeto sono molti, evidentemente le questioni geopolitiche continuano a essere rilevanti, si intrecciano con i temi economici. Avete citato giustamente il taglio dei prezzi verso l'Asia da parte dell'Arabia Saudita, che è un po' un riflesso di questioni geopolitiche, ma anche di una certa debolezza da parte dell'economia globale che spinge questo taglio dei prezzi. Quindi allora, molti temi sul tappeto. Io direi che il più importante comunque per gli operatori rimane quello relativo alle aspettative sul tasso di inflazione. Intanto ricordiamo ancora giovedì il dato CPI negli Stati Uniti, venerdì il PPI, dopo che abbiamo ricevuto la scorsa settimana, sul finire della settimana, i dati dell'inflazione dell'Eurozona. Oggi dati importanti sul fronte del sentiment per l'Eurozona e l'Unione Europea con un lieve miglioramento, e intanto però arrivano anche il tema delle vendite al dettaglio. Questi insieme di dati macroeconomici, partiamo dall'Eurozona, dottor Rosa, che sono arrivati, la fanno essere ottimista, e soprattutto che timing lei dà al primo taglio dei tassi da parte della Banca Centrale Europea? Perché ha visto che si sta già verificando una sorta di shifting, quando ci sarà il primo taglio per la Fed, era quasi dato in grande maggioranza agli operatori per marzo, adesso va già a maggio. Concentriamoci prima sulla Banca Centrale Europea e poi sulla Fed, quando arriveranno i tagli e questo che impatto potrebbe avere sulle asset class? L'economia europea e quella americana ovviamente viaggiano a velocità leggermente diversa, abbiamo detto. Quella americana rimane resiliente, se non addirittura robusta, comunque il mercato del lavoro rimane forte, abbiamo visto gli ultimi non fa prima, se invece l'economia europea è molto prossima alla stagnazione, lo abbiamo visto nei vari dati nazionali e anche a livello di eurozona, il che sta anche contribuendo a un calo dell'inflazione, che quindi non è solo una questione di prezzi energetici, quindi headline, in un solo di stretta monetaria, ma anche di rallentamento economico. La Banca Centrale in questo momento è in una fase di stronghold, così come l'ha definito il presidente Lagarde. La prossima mossa mi pare evidente sia un taglio dei tassi, perché invece negli Stati Uniti c'è ancora chi dice non dovremmo completamente escludere un ulteriore possibile rialzo, l'aveva detto anche Powell nell'ultima conferenza stampa. Tagli dei tassi nell'Eurozona. I più ottimisti si aspetterebbero, vorrebbero forse marzo, mi pare molto ottimista. I più prudenti parlano della seconda metà dell'anno, questo è quello che vorrebbe la Banca Centrale Europea, poter continuare a premere sull'inflazione e per tale effettivamente verso il 2%. Credo che verrà raggiunto più o meno un compromesso per il secondo trimestre di quest'anno, Q2, quindi probabilmente più aprile che giugno, ma ovviamente i dati macro, in particolare quelli sull'inflazione, avranno un ruolo decisivo nel decidere il timing esatto, comunque direi il secondo trimestre.
secondo trimestre. Intanto una breaking news: il primo ministro francese Elisabeth Borne ha rassegnato le dimissioni dopo il faccia a faccia con il presidente francese Emmanuel Macron all'Eliseo. Un lavoro al servizio della nostra nazione è stato esemplare ogni giorno, hai realizzato il nostro progetto con coraggio, impegno e determinazione. Grazie di tutto cuore, ha scritto il capo dello Stato su X, ringraziando Borne che dunque lascia il suo ruolo di primo ministro francese. E quindi anche in Francia adesso inizia davvero con un po' di turbolenza questo 2024. Prima di lasciarla, dottor Rosa, alla luce di tutto quello che ci siamo detto sul fronte dei tagli dei tassi della Banca Centrale Europea, lei lo accennava, questa settimana inizia la reporting season per le banche statunitensi. Puntare sul settore bancario, visto che è stato il grande trascinatore del più 28% di piazza affari nel 2023, in questo 2024 puntare sul settore bancario? Direi che dopo i grandi rialzi del 2023 una certa pausa di riflessione può essere tesa, anche perché evidentemente, diciamo così, i margini di interesse sono ampiamente allargati durante l'anno scorso, e quindi questo ha permesso profitti notevoli che sono riflessi nelle quotazioni bancarie. Adesso le banche devono un po' aggiustare il tiro, soprattutto sulla remunerazione dei depositi, troppo a lungo tenuta ferma, quindi il margine di interesse dovrebbe andarsi a ridurre, e ancor più se ci sarà in effetti un taglio dei tassi, come abbiamo detto. Non lo metterei come settore, diciamo così, preferito tra quelli che osservo. Brunello Rosa, CEO Rosa & Rubini Associates, grazie davvero, a prestissimo.